Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a vedere un alimentatore potentissimo con l'H finale, ovvero il Corsair HX1000i e le sue delizie. Andremo a vedere che cosa può fare. Un minutino per il nostro sponsor e andiamo. Il nostro sponsor di oggi, come sempre, è CDK Deals nel sito VIP, dove possiamo trovare key di ogni genere, sia di giochi che di Windows 10, Windows 11, Office, eccetera, eccetera, e con il mio codice sconto FC20 potrete avere uno sconto del 30% sul prezzo finale. Aggiungiamolo al carrello, andiamo al carrello e quando si fa procedi all'acquisto inserite il mio codice sconto FC20 e il prezzo verrà ribassato di conseguenza. Oltretutto, il pagamento è possibile farlo anche direttamente tramite PayPal, quindi non avete il problema di stare con pensieri che vi abbiano scammato o cose del genere, anche perché le key arrivano, sono legittime e comunque avete tutte le protezioni acquirenti del caso. Il tutto senza dimenticarsi, ragazzi, che la procedura è andare dentro impostazioni, attivazione, cambia codice product key. Copiate il codice che vi mandano, incollate e via andare che Windows è attivato. Ok, possiamo vedere che oggi è una location un po' diversa dal solito, ma speriamo che il servizio, il menu e il conto possano controbilanciare la cosa. Allora, andiamo subito a vedere che cosa c'è dentro di bello in questo pacchettone. Ovviamente, da una parte i cavi, questa volta sono in una scatola di cartone messa a parte dell'alimentatore e poi c'è l'alimentatore vero e proprio che estraggo e vi faccio vedere dopo. Allora, quanto ai cavi, stavolta il nostro lavoro è facilitato perché ci fanno vedere una bella lista dei connettori sulla scatola con la TX 24 pin 3 PS, che credo sia la prima volta in assoluto che li vedo. Tre cavi PCI Express, tutti con doppio connettore, quindi sei connettori in tutto, 8 Molex, 8 SATA e poi il, diciamo, anomalo USB Type-C, che è quello che serve per il Corsair Link, che cercherò di farvi vedere dopo, in quanto questo è un HXI e quella I presuppone il fatto che questo alimentatore ha delle doti di interfaccia con il computer, non è solo il solito mattone che dà la corrente al computer, ma ha anche dei margini di controllo, come tutti quelli delle famiglie I della Corsair. Ed ecco qua il nostro super macigno che non scherza per niente. Come sempre io devo fare questo. Soddisfacente. E dopo aver dato una sbirciata alla parte dei connettori, dove vediamo infatti che c'è qui il Corsair Link, che non è quello solito, ma è una versione da quel che vedo riveduta e corretta, c'è anche scritto IQ, quindi praticamente l'hanno reso non più con il programma proprietario, ma proprio con IQ, quindi sarà controllabile dal software che controlla un po' tutta la roba Corsair. Io ce l'ho anche sul mio computer, dovrei riuscire a farvelo vedere abbastanza agevolmente. Vorrei farvi vedere anche con non poca difficoltà per la messa a fuoco, viste le dimensioni abbastanza ridotte, l'etichetta che dà 83,3 A su 12 volt, quindi 1000 watt praticamente, 999,6 watt, 150 watt sulle re minori con 25 ampere per linea, che è un valore più alto di quello che vediamo di solito, e per il resto soliti valori come i 3 A sul 5 USB. Questo alimentatore ha un rating 80 Plus Platinum e andremo a vedere infatti poi come va realmente. Tutto sembra molto molto bello e molto impressionante. Anche il mattone è bello pesante e tosto. Ecco attaccato l'alimentatore dotato di cotanta possanza e voilà! Vediamo che succede. C'è un lieve aumento nella ripple, giustamente rispetto a quando era spento, che comunque non supera i 20 mV, volta occhio e croce.
Avete visto che la ventola fa un self test appena acceso l'alimentatore e poi si ferma, quindi semi fanless, come ci si poteva aspettare. What did you expect? Ormai è la normalità. Ecco che il Ripple con un po' di carico si attesta attorno ai 15 mV sul 12 V. Qui abbiamo circa 200 watt di carico sul 12 volt e vediamo che il Ripple si è assestato su questo valore. Andrei brevemente a vedere come si comportano le rail minori, tanto per darci un'idea di che cosa potranno fare anche nel resto del test, in quanto poi non le useremo più. Accendo tutte le rail minori, così chi si è visto si è visto. Possiamo vedere, lo vedete là, il Ripple è piatto, non ce n'è sul 3,3 volt. Questo è il 5 volt, praticamente quasi piatto, praticamente è 5 millivolt, in pratica è indistinguibile dal rumore di fondo, e il 5 USB è praticamente assente anche qua. Ritorno al 3,3 volt e vi faccio vedere che di Ripple sulle rail minori non ne abbiamo. È pari o inferiore a 5 millivolt in tutti i tre i casi. Possiamo anche spegnere le rail minori, in quanto il loro test si può dire che finisca qui, in quanto alla fine non ci interessano più di tanto per il risultato finale, ci interessa vedere la ciccia, il 12 volt come fa. Andrei quindi senza meno a tornare a mettere il Ripple sul più 12 e ad aumentare un pochino la potenza a questo punto, visto che così se la passa troppo comoda, e direi i nostri test di efficienza di farli come abbiamo fatto nello scorso test, a circa metà potenza di questo alimentatore, ovvero qualcosa come circa 500 watt. Possiamo vedere che un pochino di drop è intervenuto, ma non molto, e che in questo momento abbiamo 477 watt di consumo interno per 509 watt alla presa, il che ci dà un valore eccezionalmente buono di 93,7%, che è davvero molto vicino alle efficienze di un alimentatore 80 plus titanium, praticamente è lì. Possiamo vedere che nonostante sia a 500 watt di carico, quindi a 50% di potenza, da un bel 2 o 3 minuti abbondanti, l'alimentatore non dia segno di cessare la modalità semi fanless. Questa è una cosa che ultimamente abbiamo già visto e che comunque sono certo che l'alimentatore partirà al tempo dovuto, adesso lo vedremo. Continuiamo quindi a salire di potenza avvicinandoci, ecco, appena alzata la potenza oltre 500 watt reali, la ventola parte, ma un regime molto basso, rimanendo completamente inudibile. In questo momento è assolutamente silenziosa. Quello che sentite, se sentite qualcosa, sono le ventole della mia scatolotta. Aumentiamo pure un po' la potenza ancora, portandoci a qualcosa come 750 watt. Possiamo vedere che il Ripple è rimasto pressoché invariato intorno a 15 millivolt, potete vedere che sono tre quadratini e sono 5 millivolt per divisione, il consumo alla presa è 814 watt e il consumo interno è questo, 756 watt con 63,8 ampere. La tensione di 11,85 volt è rimasta stabile da prima, quindi il V-drop è molto contenuto. Senza indugio andrei a portarlo a massima potenza. Ottenendo in questo modo 1,01 kW di assorbimento interno e ottenendo una ventola che stavolta un pochino si fa sentire, giustamente direi. Abbiamo 1107 watt alla presa, per onor di cronaca, e il Ripple è aumentato di pochissimo, intorno ai 25 millivolt. Vediamo che non ci sono componenti a bassa frequenza, mentre la componente è tutta qui.
sono circa 5 tacchette, considerando tutte le oscillazioni, ma credo che sia tra 20 e 25 millivolt. Ah. Noto che la tensione è ritornata a 12 volt in questo momento, invece di scendere è salita, probabilmente per qualche effetto che può essere anche dovuto al fatto che sia partita la ventola raffreddando magari dei componenti che davano qualche abbassamento insolito. Comunque è insolito come comportamento questo, mi piacerebbe capirne di più. Ecco qua, a 750 watt di carico la tensione è 11,85, se la aumentiamo ancora risale a 12 volt precisi, è come se il suo metodo di erogazione cambiasse in corsa e desse un boost alla tensione per evitare di avere ulteriore V-drop. Quindi praticamente un comportamento davvero particolare, assolutamente peculiare, mi piace molto questa cosa, mi ricorda degli alimentatori tipo Seasonic X di vecchia generazione che avevano comportamenti del genere, ma non così, perché erano comunque a curva graduale. Invece questo proprio superate una certa potenza, quando vede che il drop supera un piccolo intervallo di 0,15 risale automaticamente a 12 volt, eccezionale. Chiaramente non ho veramente idea di come abbiano fatto a implementare questo trick, non sono il progettista, ma mi piace molto. Vediamo la precisione, vediamo la precisione in OCP, ora siamo a 1150 watt, 96 ampere sul 12 volt, e la tensione nonché l'alimentatore rimangono stabili e inamovibili e si spegne correttamente oltre i 1100 watt, a circa 1200. Posso fare un'altra raise, un'altra scalata per vedere se riesco a tirare fuori qualche watt in più. Fin qui ci eravamo arrivati, proviamo con questo. 1,2 1200 watt pieni, provo a usare le rail minori, un altro centinaio di watt, quindi la realtà è che si spegne esattamente tra 1200 e 1300 watt. Vediamo se riesce a ripartire con un carico transiente del genere. Accidenti, ce l'ha veramente fatta, è ripartito da 0 a 1150 watt, eccezionale. Arriva a 100 ampere, direi che se un alimentatore non supera la prova così, non so come la può superare. 100 ampere, 1200 watt pieni di picco, ragazzi, mi raccomando, non è che dovete farci affidamento su un numero del genere, però davvero notevole, non c'è che dire. Bellissimo alimentatore, la mia scatola sta per andare a fuoco, anche come il sottoscritto, data la temperatura ambiente non esattamente favorevole per questo genere di test, ve l'assicuro, se ce l'ha fatta con questa temperatura, ce la fa dappertutto. E ora, prima di smontarlo e vedere cosa c'è dentro, il vostro caro Falco 75 lo attacca al computer per vedere che cosa fa il Corsair IQ. Ho riacceso il climatizzatore, sto morendo, ci sono 38 gradi in stanza misurati in questo momento grazie alla mia scatola e alla sua potenza infinita, e mi sto morendo, aiuto. Allora, sono riuscito a far andare il famoso IQ, vediamo che poi alla fine le opzioni sono abbastanza simili a quelle a cui siamo abituati, misurano, come vedete, le potenze che vengono impresse all'alimentatore. Qui sto giochicchiando un po' con le varie resistenze, vedete che sale il 12 volt, vedete che sale il 3.3 e il 5 volt, tanto per farvi un esempio. Adesso spengo tutto e vedete scendere tutto. In più misura anche l'efficienza, si può impostare un profilo ventola, si possono impostare degli avvisi per la temperatura se supera un determinato limite, e infine si può impostare se si vuole usare la modalità single rail o multi rail. Questo è un grande classico in questi alimentatori, che comunque è una protezione che non è necessariamente
così importante cambiare di impostazione. Più interessante è il fatto di poter cambiare la curva della ventola per fare magari andare l'alimentatore in modalità ventilata anche da basse potenze, onde evitare che scaldi, che a me piace, però non è detto che piaccia a tutti, magari molti vogliono la silenziosità e ci sta. E andiamo quindi a malincuore a deturpare l'alimentatore, aprendolo e vedendo un po' cosa c'è dentro di bello. Troviamo subito la classica ventola Corsair da 140 mm NR140P che abbiamo già visto svariate volte nei loro alimentatori di ottima qualità. Ma andiamo a vedere cosa c'è dentro il corpo. Mi invento un'illuminazione posticcia per farvi vedere che cosa c'è veramente dentro questo alimentatore. Vediamo che è di grande qualità sicuramente il tutto. Molto compatto anche questo. Vediamo che ci sono due condensatori della Nippon Chemicon KMQ e KMZ 560 microfarad e quest'altro da 470, una soluzione simile a quella che abbiamo visto settimana scorsa. Ci sono varie coil che sono wrappate onde evitare il coil wine, la cosa mi piace. Qui ci sono i ponti di diodi che sono bella pastazza dissipante che c'è, e attaccati alla, diciamo, heat sink principale, che si vede, altri heat sink non se ne vedono. Qui c'è il massiccio trafo primario, in questo momento è abbastanza caldino ma la temperatura interna qui è micidiale. Vediamo una soluzione insolita in questo caso con una daughter board che viene fuori praticamente attaccata direttamente al trafo primario con dei dissipatorini qui e vari VRM attaccati qua. Sembra una parte raddrizzatrice del 12 volt fatta in un modo che non ho mai visto prima, comunque sì, è molto efficace. Qui ci sono 6 condensatori polimerici stato solido per il secondario e poca roba come elettrolitici. Qui ci sono la parte dei VRM DC to DC delle linee minori, qui le altre varie coil di filtraggio del primario, eccetera eccetera. Direi che come sempre tutti noi qua vediamo una sfilza assurda di condensatori polimerici anche per la board modulare. Qui c'ha penso più condensatori a stato solido di quelli elettrolitici, è una cosa abbastanza rara da vedere ma che alla fine sicuramente non ci dà fastidio, e questo è quel che troveremo dentro questo piccolo mostro. Come sempre è andato veramente benissimo e non ho ovviamente nulla da ridire. Con questo il video si conclude, ragazzi, che dire. Un ritorno in grande stile da parte di questo alimentatore rebrandizzato dopo, voi non ci crederete, ma l'HX c'è sempre stato in giro da un sacco di tempo, ma l'HX con la I è dal lontano 2013 che non subiva un refresh, e quindi bentornato all'HX 1000i in un momento in cui gli alimentatori grossi hanno, come dicevo anche settimana scorsa, ritrovato una loro dimensione e una loro joie de vivre, nel senso che adesso forse ci sarà qualche motivo oltre il mining per dargli una vera collocazione nei PC di casa nostri da gaming. Se, come dicono, le schede video nuove consumeranno quel che sembra dai rumors, alla fine è giusto anche vedere questo tipo di alimentatori, nel senso che potrebbero esserci molto utili a breve. L'alimentatore in questione ovviamente non ha battuto ciglio di fronte a qualsiasi prova a cui l'abbia sottoposto, è anche in questo caso eccezionale. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 250-300 euro, secondo me. È ancora sotto embargo nel momento in cui faccio il video. Il video uscirà nel momento in cui verrà presentato ufficialmente da Corsair e allora potrete vedere il prezzo. Fate conto che, nuovamente vi ripeto, è un 1000 watt, è un 80 platinum che tra l'altro ha sfoggiato efficienze da titanium, quindi
Sicuramente non è un alimentatore per tutti, è un alimentatore per gamer di livello high-end ed è giusto che alla fine il prezzo rispecchi quella che è stata una qualità sopraffina che abbiamo visto in questo video. Con questo è tutto ragazzi, vi saluto e ci vediamo prossimamente. Non so se settimana prossima uscirà il video perché siamo un po' a ritmo ridotto causa estate e caldo torrido, quindi vediamo un po' come andrà. Ciao a tutti!